Abbiamo qui alcuni girasoli della nostra gamma. Quelli che vi presenteremo oggi sono essenzialmente girasoli altoleici. Come sapete, l'evoluzione dell'industria ha portato un grande interesse verso questo tipo di prodotti. Attualmente, infatti, il 90% del girasole coltivato in Italia ha come caratteristica quella di essere altoleico, ovvero la massa grassa all'interno della mandorla è composta prevalentemente da acido oleico. Il primo prodotto che vi presentiamo è l'89HOCL. Potete vedere subito dal nome, HO sta per High Oleic e CL sta per tecnologia Clearfield. Questo primo prodotto che andiamo a presentarvi è un ciclo precoce, altoleico, diserbabile in post-emergenza con la tecnologia Clearfield. Quali sono le caratteristiche di questo girasole? Partiamo innanzitutto dal ciclo. Il ciclo precoce è un ciclo che ci permette di poter giostrare molto sull'epoca di semina del nostro girasole. Possiamo utilizzarlo in prima semina, possiamo utilizzarlo in una semina ritardata. La semina ritardata si sposa molto con la tecnologia Clearfield. Infatti poter ritardare leggermente la semina, dando modo quindi a tutte le infestanti di poter nascere, è una cosa che poi nell'intervento di diserbo ci permette di andare a controllare quelli che sono tutti i problemi legati alla foglia larga specialmente, che danno effettivamente molto fastidio al girasole. Parliamo di girasole selvatico, parliamo di Xanthium, che sono diciamo le erbe infestanti che più vanno a danneggiare la nostra coltura. Permettetemi di dire due parole sulla tecnologia di diserbo in post-emergenza. È sicuramente una tecnologia molto utile qualora ci siano delle infestazioni molto importanti, specialmente dopo che il nostro girasole è emerso dal terreno. È una tecnologia che però può essere controproducente qualora noi utilizziamo il diserbo in post-emergenza come unico intervento per il contenimento delle malerbe. Cosa vuol dire questo? Un girasole che nasce senza un diserbo in pre-emergenza è un girasole che nasce in condizioni di competizione con le erbe infestanti. Quindi è un girasole che non si trova subito nel suo terreno ideale. E diserbare in post-emergenza ha poi come seconda caratteristica quella di indurre resistenze sempre più marcate e sempre più evidenti su quelle che sono poi le vere problematiche per cui questa tecnologia è stata sviluppata, ovvero la foglia larga e specialmente il maschio pazzo. Quindi qual è il consiglio che Massid dà a voi agricoltori? È quello di utilizzare la tecnologia Clearfield solo se necessario e comunque non tralasciare mai l'intervento in pre-emergenza, perché mettere il girasole nella giusta condizione di sviluppo è quello che sicuramente farà la differenza una volta che andrete a raccogliere il vostro prodotto.